Giuseppe, com'è andata? È andata abbastanza bene, è stata un'esperienza, una bella esperienza, devo dire. Cioè, tu sei partito, posso fare una metafora con il poker? Sei andato all in, cioè hai scelto una canzone? Ho scelto quella canzone non tanto per arrivare da qualche parte o vincere, io volevo solo sfogarmi e far vedere ad altri che posso fare anche qualcosa che non è quello che so fare io. Anche perché il tuo genere è un po' diverso da quello che hai fatto stasera. Il mio genere è molto diverso, io sono un rapper emergente che io registro a Milano, registro anche a casa mia perché sono un autoregistratore, mi sono improvvisato fonico anche se non lo sono, e però ho voluto portare qualcosa che non è mio per potermi sfogare veramente su qualcos'altro. Poi Alleluia è una canzone che ho nell'anima e che spiega tante cose. Io ammiro il tuo coraggio perché ti sei voluto cimentare in qualcosa di diverso da quello che fai di solito, quindi è stato un rischio e questo ti rende un giovane intraprendente. Io adoro i giovani intraprendenti, quindi ti faccio il mio in bocca al lupo per il tuo futuro e per tutto quello che tu voglia fare, e grazie di essere stato qui con noi. Grazie a voi, ciao. Ciao, sai cantare, recitare, ballare, suonare? Sì, però non così vicino, mi dà fastidio. Oppure pensi di avere un talento bizzarro, accattivante o particolare? E a questo punto partecipa gratuitamente alla seconda edizione di Bully & Pooper Contest. La ricerca dei talenti è appena cominciata, richiedi informazioni o iscriviti commentando questo video o inviando un sms o whatsapp al numero 320 22 45 117. Ah, si vincono anche dei premi, e io vi aspetto sul palco, sono qua Libari Caffè. Bully & Pooper Art Contest, dal 19 ottobre tutti i giovedì a Libari Caffè di Voghera. Posso, abbiamo finito? Ok, no, almeno, no, tira sulla telecamera che non ho sulle scarpe.